perché non riesco a stare fermo? Fuori c'è un tempo un po' così nuvolo, fa freddo e ho deciso di spendere la mia domenica. Mi sono svegliato presto, intanto guardare MotoGP, complimenti a Marquez, è stata una bella gara. Ero sveglio presto e ho detto, ok, devo... Ho sistemato un po' qui già la zona ieri e ora sto rifacendo tutta la zona qui nel simulatore. Ho trovato un altro televisore. Dopodiché devo buttare via un po' di cose, portare giù un po' di cose in marina che non uso. Poi ho ordinato dei tendoni praticamente che fanno gli archi per il soffitto, quindi sarà il soffitto con le tende bianche ad arco, non so se l'avete mai visto. Copre un po' e in più tiene anche un po' più caldo o fresco durante l'estate. La parte fotografica tutta qua, attrezzi per la casa, e qui c'è tutta la parte ancora attrezzatura della fotografia, modellismo. Ho detto Nicole, sono le 9:45 del mattino, ho iniziato stamattina alle 6, non esco di qua fino a che non è finito tutto come voglio. questo è il mio progetto di oggi. Troppo bello fare queste cose. Non sto un granché bene ancora, ma io amo riorganizzare ambienti. Diventata così perché non sono mai stato, ero sempre un casinato, lasciavo perdere, buttavo all'aria, ma con gli anni ovviamente e comunque mi sono comprato attrezzature con sacrificio, ho imparato a apprezzare quello che ho, piano piano ho cominciato a assaporare il discorso organizzarsi, mantenere in ordine le proprie cose, che è importante, e sto insegnandolo alle mie figlie con i loro giochi, e quindi è bello, è bellissimo, mi piace, quindi mi sono eccitato, mi piace fare queste cose. Ho pulito tutto, ho fatto spazio per i due container della spazzatura qui sotto, ho caricato la macchina con un sacco di cose che porto giù al carrello, perché il carrello è vuoto, quindi posso mettere dentro alcune cose se mi servono. Sono ogni giorno in marina, quindi posso portarlo a casa immediatamente. Bene, sono contento, sto facendo quest'area, voglio comprare un altro pezzo di moquette, così posso portare su anche un divanetto che oggi in marina. Piano piano sto creando questo American Lab, un piccolo studio, e sono contento. Non sto ancora un granché bene, però devo fare qualcosa. Se non faccio qualcosa, mi annoio. Ora andiamo avanti. Abbiamo deciso di andare a mangiare un messicano. Non abbiamo ancora fatto... Non è messicano, scusate. Non abbiamo ancora fatto pranzo, quindi è un pranzo-cena. Andiamo, ciao. Amy, what are you doing? Amy. Crab color. And not a beautiful face right here. Ok, siamo arrivati in questo posto proprio vicino a casa, quindi un bar. Normalmente gli americani quando guardano come si chiama? Quando guardano il football americano vengono in un bar, bevono e poi guardano le partite in questi bar. Hanno un sacco di televisore, carino. Questo è proprio vicino a casa, tranquillissimo. Carino. And they brew their own beer over there. Oh, e fanno la loro birra. Oh, Cole lavora per me. She's work for me. Anything you need. Fanno la loro propria birra e quindi è figato. Guarda qua che bello. Wow. Fanno la birra. Fanno la propria birra. Si chiama Twisted Oak. Ciao. Qualcuno mi sta chiedendo se perché non faccio più video con le barche. Siamo a novembre, quindi normalmente è un periodo morto, poi non c'è un gran movimento, anzi, e questo anno è un anno particolare. Ciao, sono Walter Americano, sono tornato dopo quasi 5 giorni di influenza. Devo dire è stata una batosta, però sono ripreso, sto riprendendo ancora. Mi siete mancati? Ora ci siamo. Feste! Non feste, cioè adesso fra un po' arriva Thanksgiving,
è così, così, non c'è un granché, anzi potrei benissimo dedicarmi a fare un po' più vlog in giro da qualche parte, però la mia presenza qua è richiesta, quindi posso scappare e andare in giro come voglio. E incominciamo il nostro vlog del giorno. Questi sono mesi tranquilli, tra novembre e dicembre ci sono quei giorni un po' umidi, un po' freschi, ma proprio non si vede in giro nessuno. Ed è va bene anche perché abbiamo delle stagioni veramente lunghe, 22 gradi ora, però le giornate sono più corte e quindi la gente non è molto incentivata a usare le barche. Per noi va bene perché comunque abbiamo veramente delle stagioni lunghissime, lunghissime, 10 mesi di stagione non stop, un paio di mesi di tranquillità fanno bene. Comunque c'è sempre da fare, comunque le cose sono sempre da portare a termine, i numeri vanno sempre fatti, quindi va mantenuto, anzi ne approfittiamo di questi due mesi per fare un po' più grossi progetti, come chiamiamo Winter Project, progetti invernali, e quindi è così. Ok, sono arrivato in ufficio, ragazzi, non ho capito, Jackie, dove sei andato, Jackie? Vai, andiamo in ufficio, ragazzi, ciao. Ieri abbiamo girato la seconda puntata, no, la terza puntata dello show. Sto aiutando questo mio amico a fare. Devo dire che è stata quella più divertente, era su una barca con un principe vero, della Germania. E quindi, no, è stata una bella esperienza. Sto imparando un sacco di cose belle con altre persone che fanno questo già come mestiere. Bello, ho imparato cose nuove sull'audio, sul sound. E su altre cose molto interessanti, e quindi bello, bello, sto facendo una bella esperienza, proprio veramente bello. Poi vi dico dove sarà, ci sarà un sito per andare, una cosa un po' nuova, una cosa un po' innovativa, una cosa veramente interessante, anzi, perché è praticamente questa è una nuova televisione che sta uscendo, posta, mi piace, sembra che possa veramente fare qualche differenza, una cosa veramente bella. Lo dico in breve, anzi, via. Praticamente è una TV dove tu puoi crearti il tuo show. Mi sembra che è $300 al mese per far parte di questa comunità e streama in tantissime città americane. Ma tu penso che lo puoi vedere dappertutto perché andrà su Amazon TV e Roku TV. Quindi se hai Amazon TV puoi benissimo vedere questo, puoi streamare questa televisione, compri lo show e da lì tu puoi chiaramente crearti il tuo show personale che ha una scheda con altri show, giustamente ti puoi praticamente andare a comprare gli sponsor che vuoi, ma alla fine è un'idea brillantissima. Scusami, anziché YouTube fare sponsor che non conosci, che non hai, che non sono a volte, che comunque questo è stato un casino con YouTube in generale, tu praticamente puoi farti trovarti gli sponsor che vuoi dedicati allo specifico dello show che hai, quindi è una bellissima idea, mi piace, vediamo come va. Figo, questo è lo sponsor tequila, è una bottiglia fatta in forma di chitarra. Questi sono gli sponsor dello show. Vino, c'è anche vino, questo è buonissimo, ragazzi, è un succo di frutta naturale, buonissimo, un'acqua particolare, e poi ci sono altre cose, una vodka che ha il gusto di melone, un sacco di sponsor ci sono, ed ogni puntata chiaramente cambia. E poi è uno show dedicato alla cucina, quindi è giusto che ci siano beveraggi e cibo. E cibo. È così che lavori, Jackie? Ehi! È così che lavori? Guardando il film sul cellulare? Ah? 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 Brava, scusate, ragazzi. Okay. Sto organizzando queste interviste, stanno andando alla grande. Ho messo questi post su un sacco di portali, di gruppi su Facebook. E ho avuto una bellissima... Telefono squilla. Cinque del pomeriggio, ragazzi, sta diventando buio, è bruttissimo, non mi piace, non mi piace.
Beautiful. Yeah? Beautiful. Simple. No, like snowflakes or like simple. Something we don't really have. Simple. Mi piace questa? Questa. Jack gli piace quella. Come ogni anno la tradizione americana dice che è bella questa cosa, perché comunque io quando ero in Italia non sapevo di questa tradizione. Tutti fanno la foto, le famiglie, o come noi per esempio la Marina mandiamo a tutti i clienti questa cartolina. Che mi davano? Un modo per ringraziare e per augurare buon anno, buon Natale o comunque... buone feste, perché comunque ci sono un sacco di altre religioni qua, quindi non può essere, deve essere molto generico per rispettare anche le altre religioni. E buon anno, comunque un anno nuovo, vabbè, come volete, come si vuole. Poi fermiamo e rimaniamo tutti i clienti. E per i privati normalmente si fa la foto con la famiglia. Infatti questo venerdì io, Nicole e le bambine, thank you Jackie, io e le bambine faremo la foto e quindi la poi mandiamo tutti i parenti e tutti gli amici e cose del genere. E quindi si fa a casa, si fa questa specie di muro con tutte le cartoline di Natale o di comunque di buone feste che arrivano anche dalle altre famiglie. È bella, bella questa tradizione, mi piace, perché comunque poi si mantengono le cartoline in generale. Questa per esempio è una delle foto che avevo fatto quel giorno, l'anno scorso. Non abbiamo usato questa perché manca Nicole, però questa era la stessa giornata che avevamo fatto le foto per la cartolina dell'anno scorso. Carina, carina. Nicole poi, Nicole diventa pazza, ci piace proprio coordinare i colori e tutte queste cose qua. Quindi è buio, sta diventando buio prestissimo. Qua sono le 4:45, guardate che roba. Un sacco di richieste per interviste, sono troppo contento, veramente un sacco di interviste che stiamo organizzando con delle persone veramente toste, belle, mi piace, veramente sono troppo contento. Questo sarà un progetto che, un bel progetto veramente fatto bene, che cercherò di farlo meglio che posso. Americano Lab, il mio laboratorio, sua casa, e più tardi vi faccio vedere. Purtroppo in questi giorni non ho avuto tanto tempo, ragazzi, scusatemi, tra non stare bene e altre cavolate. Quindi vi porto a casa e vi faccio vedere il laboratorio. Ma noi state lì. Ciao! Can I have some room? Done. There you go. I'm squished. Hi, so, è mattina, that means it's morning. Can you say è mattina? È mattina. Hi. So, Italian is a language. It's different language, different look sound. Look at little bunny. But mean the same things. Okay. So, what's this in English? No. Don't say it. How do you call this in English? So in Italian we call il biberon. 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 Okay. Chair. In Italian we call la sedia. La sedia. Say la sedia. La. 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 Sedia. Sedia. Okay. Spoon. Okay. We call it cucchiaio. Cucchiaio. Say again. Cucchiaio. Cucchiaio. Okay. Cucchiaio. This one here. Plate. 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 And we call it piatto. Piatto. Say again. Piatto. Okay, how do you call this? Spoon. And in English, Italian? Cucchiaio. This right here. Egg crack. Egg. We call uovo. 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 Spoon. In Italian? Cucchiaio. Okay. Cucchiaio, you're right. Good job. Amy, what is it called? Cucchiaio. Cucchiaio. The numbers are good. Uno, due. Due. Tre. Tre. Quattro. Quattro. Cinque. Cinque. Sei.
6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 Let's start again. 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 2 3 3 4 5 6 9 Oh, you know when you draw? Hey. What? You call disegnare. Sei disegnare? Sei io disegno, daddy. The colors. Oh, the colors are fun. Yellow. Okay, we call giallo. Yellow. Orange. We call arancione. Arancione. Say again. Giallo. Arancione. Blue. Okay. I know. We call blue. Red. We call rosso. Rosso. Yeah. You girls are tired. Lezione italiano. That's a million book. Ora vi porto a vedere una zona nuova, ristrutturata. E sorridi perché sei in camera. Quindi questo è il nuovo lab americano. Spero vi sia piaciuto. Ci sono alcune cose che voglio ancora cambiare, però diciamo che stiamo andando sulla buona strada e questo mi fa piacere. Mi sento molto a mio agio in questo ambiente, luci basse, quindi non mi danno fastidio. Bello, mi piace. Ho fatto un piccolo ambientino. Ripeto, ci sono alcune cose che voglio cambiare, voglio aggiustare, voglio mettere alcune luci in più. Sarà un piccolo divanetto che arriva, le biciclette vanno giù in marina. Metterò il soffitto nuovo, quindi questi tiloni che creano un po' di diciamo soffitto che manca il soffitto. Molto soddisfatto del risultato. Allora, ragazzi, quindi Walter Americano, noi intanto va bene, grazie mille ancora a tutti per i bellissimi messaggi. Sto cercando di buttare un po' più video dei vlog, ma sono impegnato tantissimo con questa nuova serie che sta uscendo, quindi spero abbiate pazienza un po'. Ma noi ci vediamo alla prossima, come al solito, Walter Americano, ciao!